Appuntamento consueto qui di Nissan a Fit Manager Academy, l'anno scorso con un'importante novità, l'area 100% elettrica, quest'anno con altre due importantissime novità, una per quanto riguarda Qashqai, Qashqai Power, e dopo la seconda per quanto riguarda X-Trail. Cominciamo da Qashqai. Qashqai completamente rinnovato un anno fa, nel 2021, in un anno che ha venduto oltre 17.000 unità. E in questo momento ha la motorizzazione mild hybrid a fianco alla motorizzazione Power. Cos'è la motorizzazione Power? Quello che noi chiamiamo elettrico senza spina. È un brevetto di Nissan lanciato in Giappone nel 2017 e ora portato personalizzandolo qui in Europa. Sostanzialmente consiste di un motore elettrico il quale funge da trazione della vettura, un motore da 190 cavalli che consente un'accelerazione 0-100 in 7 secondi e 9, quindi un feeling al 100% elettrico, ma non ha bisogno della ricarica presso una spina. Al contrario, c'è un motore a benzina da 158 cavalli a fasatura variabile che serve a ricaricare il motore elettrico. Tutto questo per garantire in modo assoluto efficienza e minori consumi, efficienza e minore impatto ambientale in termini di CO2, pur non obbligando i nostri clienti ad andare alle stazioni di rifornimento che in questo momento, come noto, in qualche modo scarseggiano. Seconda novità, e passo all'X-Trail, in questo caso altrettanto con motorizzazione e-Power, anche in questo caso con motore elettrico da trazione, 213 cavalli, 0-100 in 7 secondi, al contrario anche in questo caso un motore benzina solo per la ricarica del motore elettrico da 158 cavalli, anche in questo caso un motore a fasatura variabile, quindi per migliorare l'efficienza della vettura stessa. Seconda chicca importantissima su X-Trail, che ricordo è l'unico 7 posti elettrificato che quindi è adatto sia alle famiglie che per il mondo dell'avventura, riguarda il sistema 4x4 esclusivo Nissan e-Force, dotato di due motori elettrici, uno per ogni asse, e che quindi riesce a rispondere con una velocità, con una rapidità di ben 10.000 volte superiore rispetto a un modello tradizionale, a un 4x4 tradizionale, e quindi annulla del tutto il rollio e il beccheggio della vettura e quindi garantisce il comfort in tutte le situazioni di guida. Il settore della mobilità in assoluto, il settore delle flotte in particolare, ovviamente sono in un periodo di transizione, quindi una fase molto complessa. In questa fase ovviamente il compito dei costruttori come Nissan è quello di mantenere un po' la barra dritta sulla propria strategia. Quindi Nissan ha lanciato un anno fa il proprio piano di ambizione al 2030, Nissan Ambition 2030, che prevede due punti principali. Il primo ovviamente riguarda l'elettrificazione, quindi una forte marcatura verso l'elettrificazione. Il secondo un qualcosa che riguarda più la parte della sicurezza dei driver e quindi anche di una gestione in qualche modo più digitale nel mondo delle flotte. Soffermandomi sul primo, accennato già alla motorizzazione e-Power, che ovviamente è una motorizzazione di transizione, per noi il futuro ovviamente lo vediamo, lo immaginiamo full electric, lo immaginiamo con le batterie allo stato solido, che sarà un vero e proprio game changer tecnologico, in quanto con queste batterie in qualche modo ci affrancheremo dalla dipendenza tecnologica a litio e a cobalto. Anche il prezzo di queste batterie si abbasserà di circa il 70% rispetto al prezzo attuale, e avendo una densità maggiore anche i tempi di ricarica si ridurranno a un terzo di quelli attuali, quindi darà un contributo importante alla mobilità elettrica con cui Nissan investirà sempre di più, in qualche modo garantendo al 2026 una capacità di ricarica di batterie pari a 52 gigawattora, fino ad arrivare al 2030 con oltre 130 gigawattora. Secondo punto riguarda invece la sicurezza, in questo caso mi riferisco ai sistemi ADAS e in particolare al ProPilot Assist di Nissan, installato sui nostri mezzi fin dal 2016 e che in qualche modo prevediamo di installare sempre di più, ponendoci come obiettivo nel 2026 di installarlo su circa il 50% del nostro parco, quindi 2 milioni e mezzo di vetture a livello mondiale. Ovviamente un sistema che riuscirà ad assistere il guidatore in tutte le sue fasi di manovra e in autostrada anche in fase di accelerazione e decelerazione, in particolare in prossimità delle curve con il sistema NaviLink, quindi di collegamento con il navigatore, e anche in prossimità delle rampe di uscita. Il tutto per un mondo sempre più in qualche modo digitale, inclusivo, anche più sicuro con i sistemi ADAS, in qualche modo più pulito con l'elettrificazione e quindi in linea con le attese della nostra clientela.